Buongiorno a tutti e benvenuti alla settima edizione della Musica dell'Anima, che quest'anno si tiene in forma inusuale, ma con lo stesso obiettivo, portare cioè all'ascoltatore un momento di pace e meditazione tramite la potenza e il fascino della musica. Ad accompagnarci in questo viaggio musicale sarà Vittorio Tessaro all'organo. Nell'augurarvi un buon ascolto, vi raccomandiamo l'utilizzo delle cuffie, per poter apprezzare al meglio il suono dello strumento e vivere appieno questo concerto. Alessandro Marcello, fratello di Benedetto, vissuto a Venezia dal 1673 al 1747, è autore di 18 cantate e di musica strumentale, tra cui 12 sonate per violino solo e basso continuo e una serie di 6 concerti per oboe e archi intitolata La Cetra, pubblicata nel 1738. Dal concerto in re minore per oboe e archi, pubblicato ad Amsterdam nel 1717 e trascritto dal giovane Bach per clavicembalo solo, è tratto il celeberrimo adagio che andremo ad ascoltare. L'esecuzione organistica rispetta l'impronta armonico-melodica originale nella veste di una trascrizione abbassata di un tono, ovvero nella tonalità di do minore. Thank you.
Boivin, grande compositore del Seicento francese, nato a Parigi nel 1649, fu organista presso la cattedrale di Rouen dal 1674 al 1706. Due sono le sue grandi opere, il primo e il secondo libro d'organo, composti rispettivamente nel 1689 e nel 1700, nei quali ha riunito una serie di brani in forma di suite sugli otto toni. Dal primo libro verrà ora eseguito il Récit, scritto sul secondo tono. Heinrich Bach fu organista ad Arnstadt dal 1641 fino all'anno della sua morte, il 1692. Heinrich è il fratello di Christoph, il nonno paterno di Johann Sebastian Bach. Gli vengono attribuiti quattro preludi ai corali, tra cui Da Jesus an dem Kreuze stund, quando Gesù stava sulla croce. La scrittura polifonica di questo preludio al corale si snoda nella consueta prassi imitativa a quattro voci dei differenti incisi melodici corrispondenti alle strofe del corale. Thank you.
Nun kommt der Heidenheiland. Ora viene il Salvatore dei Pagani. È il sesto preludio e corale del cosiddetto autografo di Lipsia di Johann Sebastian Bach. È l'ennesima rielaborazione del corale d'avvento, il cui testo di Martin Lutero recita: Ora viene il Salvatore dei Pagani, il bimbo rivelato dalla Vergine che tutto il mondo ammira. Dio ha voluto questa nascita. Con il suo incedere lento, maestoso e processionale, il preludio richiama il lungo cammino dei pagani verso la fede. Le quattro semifrasi del corale, poste al soprano, sono di una bellezza, di una ricchezza di ornamentazioni e di una spiritualità tali da toccare in profondità il cuore. Thank you.
Scritto ad Arnstadt da un Bach poco più che ventenne, il testo del corale Erbarm dich mein, o Herre Gott, abbi pietà di me, o Signore Dio, si ispira al Salmo Davidico numero 50. Abbi pietà di me, o Signore Dio, per la tua grande misericordia lavami e purificami dalle mie colpe. Conosco i miei peccati e ne sono pentito, ma io contro di te ho peccato e ciò mi tormenterà per sempre. L'uomo colpevole non può essere abbandonato da te che sei giusto e mi giudichi. Il preludio è costituito da accordi omogenei che si ripetono ostinatamente dalla prima all'ultima battuta, quasi a significare con la loro regolare scansione il senso di colpa che opprime il peccatore. Thank you.
Dal concerto per clavicembalo e archi in fa minore, numero di catalogo 1056, scritto da Bach a Lipsia tra il 1738 e il 1739, è tratto il largo centrale. La linea melodica di questo splendido movimento è tra le più espressive che il sommo compositore abbia scritto ed è la rielaborazione molto arricchita dell'adagio che modella la sinfonia introduttiva alla cantata numero 156, composta a Lipsia nel 1729 per la terza domenica dopo l'Epifania. Johann Pachelbel, nato e vissuto a Norimberga dal 1653 al 1706, appartiene, accanto a Buxtehude, ai più insigni organisti compositori della Germania di quel tempo ed è collocato tra i più validi precursori di Bach. Tra le composizioni per clavicembalo, forse meno note di quelle organistiche, ricordiamo le variazioni sopra sei arie, appartenenti alla raccolta dell'Hexacordum Apollinis del 1699. La fuga che ora ascolteremo si distingue dalle altre fughe per la radiosa tonalità in re maggiore e la particolare mobilità del soggetto che si concatena con il controsoggetto passando splendidamente da una voce all'altra.
Ritorniamo a Bach con il più profondo e significativo preludio al corale dell'Orgelbüchlein. O Mensch, bewein dein Sünde groß. O uomo, piangi il tuo grande peccato, il cui lungo testo recita: O uomo, piangi il tuo grande peccato, per il quale Cristo ha rivelato le viscere d'amore del Padre suo ed è venuto sulla terra. È nato da una vergine, pura e tenera. Egli volle diventare il mediatore. Ai morti ha dato la vita e ha allontanato ogni miseria fino al tempo stabilito in cui si è offerto per noi, per portare il pesante carico dei nostri peccati fin sulla croce. Pagina di incantevole bellezza, di alta drammaticità e di intenso lirismo, questo preludio al corale emerge per la sua insolita lunghezza e soprattutto per la particolarissima cura con cui Bach ha trattato i dettagli e l'insieme, così da risultare un vero monumento di dottrina e di ispirazione. Thank you.
tratto dal secondo libro del clavicembalo ben temperato, datato Lipsia 1744, è il preludio numero 19 in La maggiore. Per questo preludio può valere un commento simile a quello del preludio numero 7 in Mi bemolle maggiore, del medesimo libro, con il quale il numero 19 presenta molte affinità. Questi due preludi vengono definiti pastorale, ma il termine non è appropriato al carattere di entrambi, che hanno indubbiamente un nesso contemplativo con qualche paesaggio della Turingia, così caro al compositore. Il sentimento che anima anche questo preludio in La maggiore, infatti, oltrepassa di molto la visione di un semplice paesaggio naturalistico e trasferisce l'interpretazione su un altro piano. Vale anche qui quanto scrisse Beethoven a proposito della sua sesta sinfonia. Più espressione di sensazioni che di pittura. Uomo di vasta cultura, vissuto in un ambiente molto raffinato, Felix Mendelssohn è autore di un grande numero di composizioni per pianoforte solo, per coro e orchestra e per sola orchestra. All'organo ha dedicato tre preludi e fughe, opera 37, sei sonate, opera 65 e altre composizioni minori. Dalla sesta sonata in re minore, composta sopra il corale
Vater unser im Himmelreich, Padre nostro nel regno dei cieli, verrà eseguito il finale andante, un inaspettato, tenero e dolcissimo tempo dal movimento tranquillo di una romanza senza parole, trasportata però in una realtà altamente spirituale. Abbozzato verso la fine di luglio 2017, questo ispirato e dolcissimo Wiegenlied in La maggiore del maestro Luigi Grendene fu inserito nel CD Allegria Popolare che raccoglie brani eseguiti dal coro Aurea Luce diretto da Vittorio Tessaro. Nel 2019 è stato profondamente revisionato e adattato per un'esecuzione possibile sia al pianoforte che all'organo. Thank you.
Ed eccoci qui al termine anche di questa settima edizione di La Musica dell'Anima, una rassegna che è iniziata ormai da un bel po' d'anni e che vuole portare un po' di un momento di pace, un momento di cultura che in questo periodo penso che sia molto ben voluta, un momento dove distaccarsi da tutto e abbandonarsi alla musica semplicemente. Sarò breve. Voglio innanzitutto ringraziare col cuore chi ha permesso ed ha aiutato a realizzare questa edizione, seppur molto ristretta e in ambito decisamente diverso dal solito. Un ringraziamento a Luigi Grandene che ha preparato tutte le presentazioni che avete ascoltato prima dei brani, e Michela Colbacchini che le ha presentate con molta professionalità, che da ormai parecchi anni anche lei collabora con noi. Un grazie sentito in particolare a queste due persone. Io ringrazio anche voi per averci seguito, per aver ascoltato questo concerto e confidiamo nell'anno prossimo di poterlo fare in presenza, di poter farlo in live. Ecco, io con questo vi saluto e vi lascio con un bis, la piccola fanfara di Bossi. Marco Enrico Bossi, nato a Salò nel 1861, morì a 64 anni in navigazione sull'Atlantico. È considerato il più importante e significativo organista-compositore italiano operante nella seconda metà del 1800 e nei primi due decenni del 1900, epoca di rilevanti mutazioni stilistiche. La sua opera di organista è vastissima e oggi presenteremo una breve composizione che richiama il genere delle fanfare per organo, dove si utilizzavano soprattutto gli squillanti registri ad ancia. Ascoltiamo quindi Piccola Fanfara, primo brano appartenente alla raccolta dei 10 pezzi caratteristici, appartenenti al filone descrittivo di Bossi. Qui l'organo è usato come una tela pittorica su cui fissare sensazioni visive e proporle agli ascoltatori in modo fortemente emozionale.